andrei un attimino a focalizzarmi sull'ultima emissione, Sì. perché la ritengo magari utile, non tanto perché sia l'ultima, ma quanto piuttosto per le caratteristiche in corpora che magari rispetto all'attuale contesto forse sono quelli che forse mettono nelle condizioni l'investitore, consentono all'investitore di rimanere più sereno e più tranquillo in una fase dove forse c'è qualche motivo in più di instabilità e di nervosismo. Quindi questi sono la nuova serie, ecco, metto anche il titolo così ci orientiamo meglio, sono la serie di 12 premi fissi Memory Cash Collect su un paniere di azioni. Perché sono particolarmente interessanti? Perché non si tratta in realtà dei classici Cash Collect Memory. In questo caso è un'emissione che proprio sfruttando la dinamica della volatilità l'emittente è riuscita a strutturarla, quindi proprio sfruttando questo valore minore delle opzioni che compongono il certificato dovute proprio a una fase di forte volatilità come quella attuale. Sono certificati che si distinguono dal payoff base per avere la caratteristica di appuntamenti mensili. Non ci sarà la rilevazione del livello del sottostante per staccare quel premio condizionato fisso che vediamo con l'ultima colonna. Quindi per praticamente un anno, il primo anno di vita, l'investitore sa che riceverà quell'ammontare di cedole indistintamente da come il sottostante si muoverà in positivo o in negativo. E quindi questo è sicuramente un fattore di asimmetria in più, che impatta anche sulla sensibilità del prezzo, che sarà inferiore rispetto ai movimenti magari negativi del sottostante e che creerà quel cuscinetto di protezione in più, magari guardando e valutando il certificato sull'orizzonte temporale a scadenza. Quindi questo è sicuramente una caratteristica in più che notiamo introdotta nelle ultime settimane. Quindi qua a livello di sottostanti c'è davvero tutto, non troviamo il comparto farmaceutico, ma troviamo ad esempio il settore dei chip, come abbiamo visto in precedenza, ci sono emissioni su titoli italiani e ci sono emissioni anche su STM. Tra l'altro anche diciamo una nota per monitorare da vicino questo tipo di offerta, di proposta, è anche l'offerta su STM, quella che ha un premio fisso mensile, uno dei più alti, 0,95, sempre rimanendo su titoli italiani, perché se andiamo invece su titoli leggermente più volatili o con quindi il ricorso a leve della volatilità più marcata, vedete come possiamo salire fino all'1,85% mensile, basta andare a inserire Tesla, ad esempio, e Lucid soprattutto. 1,60 mese invece per un di software Fastly e Enphase Energy, però insomma sono già strutture dove la rischiosità insomma è abbastanza evidente, ma nel contempo però troviamo, questo ecco sempre per fare un doveroso raffronto e per orientare, consentire anche all'investitore di orientarsi tra le varie proposte, vediamo che sì, la proposta è più rischiosa, ma la barriera capitale scende al 50% rispetto magari al 60% della proposta solamente legata ai titoli italiani. Quindi tutto torna nell'ambito delle caratteristiche. Ed è semplice, insomma, anche trovarle qui, no? Ad esempio, ce l'abbiamo già come primi della lista, questo Airbnb Carnival EasyJet. Magari ecco, entrando dentro a questa proposta, basta andare su documenti, su brochure prodotto. Ed ecco qui che torniamo al PDF della presentazione che vi ho fatto vedere adesso. Quindi se volete avere accesso a tutta la gamma, di così come ve l'ho raccontata, basta fare questo semplice percorso. Però ecco, spezziamo una lancia a favore dell'emittente per insomma, ribadire ancora che utilizzando filtri, utilizzando la tipologia di prodotto su seleziona tipologia o lavorando squisitamente nella ricerca del sottostante possiamo trovare davvero tante tante soluzioni che più ci aggradano, sia a livello di struttura che a livello di sottostante.